l'importante non è cosa non vuoi, è cosa vuoi. Ciao ragazzi, spero vi possiate sentire anche con la mascherina. Riflettevo su una cosa, riflettevo che molto spesso, troppo spesso, ci viene detto cosa non fare. Ci viene detto tu quella cosa lì non la devi fare, ok, ma non ci viene detto cosa fare, ok? Sono due cose molto diverse. Se io so che non posso stare in un posto, ok, so che non ci posso stare, però non so dove devo andare. Non so dove andare. Se io invece mi viene detto vai lì, perché andando lì starei meglio, a quel punto è diverso. Io ho un obiettivo. Ogni energia è improntata ad andare verso una direzione che so che mi porterà a stare bene, invece di non stare in un posto. E molto spesso viene detto questo: non fare questo, non stare lì, non dire questo, non ti devi comportare così, invece dirmi dove devo andare, come mi devo comportare, cosa devo fare. È diverso, è completamente diverso. E c'è un'altra energia, un'altra forza, un'altra determinazione. Anzi, c'è una determinazione, perché il fatto di non stare in un posto, che cazzo di determinazione c'è? Ok? Esempio, ero sull'aereo e sull'aereo c'era molta gente. E a un certo punto le persone arrivavano e dovevano caricare i bagagli e si ammucchiavano uno con l'altro. Allora arrivavano gli attendenti, come si dice attendant, gli hostess, le steward dicevano no, non potete stare qui. Ho capito. E questi ragazzi rimanevano così, cioè, dove cazzo andiamo? Non potete stare qui. Ho capito, dove cazzo andiamo? Fuori dall'aereo? Dobbiamo sederci, dobbiamo trovare il posto per i bagagli. Quindi non gli dire cosa non devono fare, digli cosa devono fare. È molto più chiaro. Allora, li guardi, ascolta, un metro di distanza, vai più indietro, oppure fai entrare 10 persone una volta nell'aereo, non farli entrare tutti insieme, quando sono seduti ne fai entrare altri 10. Questa è un'idea, questa è una strategia, cioè mancano le strategie per ottenere un obiettivo e soprattutto mancano visualizzare gli obiettivi, cosa vuoi, non cosa non vuoi, cosa vuoi, c'è la differenza. Io non voglio essere grasso, ok? È diverso che io voglio essere in forma, voglio essere pieno di energia, voglio essere voglio poter svegliarmi la mattina e avere quella energia da poter fare le cose. È diverso, sono due, ti porta ad agire in maniera diversa, ti porta a fare delle azioni completamente diverse con un'altra determinazione. Ok? Quindi cosa importante non è cosa non vuoi, è cosa vuoi. Quindi impariamo a dirci non cosa non voglio. Non voglio più questo rapporto, non voglio più essere grasso, non voglio più stare male. Ok, non ce lo diciamo più. Voglio essere pieno di energia, voglio un rapporto pieno di gioia, di amore, di scambio, di felicità, humor, eccetera. Voglio quello che vuoi, ti porterà a fare azioni diverse, soprattutto molto più costruttive.